Grazie signor Trullo, ci vediamo la prossima volta, mi raccomando porti l'ortopanoramica perché è fondamentale per il trattamento. Grazie mille, buona giornata. Mi scusi, dottor Mascherone, è arrivata l'urgenza, posso farla accomodare? Va bene, non c'è più. Signora Calzati, mi segue, il dottore la sta aspettando. Si può accomodare qui. Che ha compilato il foglio dell'anamnesi, ma io devo comunque farle delle domande più specifiche. Qual è il motivo della sua visita e come si è procurata tutte queste tumefazioni? Sono caduta mentre nel fiorificina ho urtato il volto col pavimento, mi sono rotta anche dei denti. Va bene, allora adesso le chiamo il dottore così potrà visitarla. Dottore, la paziente si è accomodata. Questa è l'anamnesi. La paziente ha delle lesioni sospette e zoppicava. No, John. Buongiorno signora, come sta? Ho letto prima sulla cartella, come mi stai? Sono caduta mentre in cucina, ho sbattuto il volto contro il pavimento, adesso ho un forte dolore in tutta la zona della bocca, ho delle fratture anche Ho ai denti. fatto anche Sì. io. Allora adesso le do un'occhiata così vediamo Va bene. bene. Allora Giovanna, mobilità di primo grado su 2.1. Stessa cosa su 2.2, anche su 2.3. Mentre 2.1 e 2.2 hanno dei margini tagliati. Hai sentito tutto Giovanna? Brava. Senta signora, io devo rimarre adesso l'incisivo centrale di sinistra e laterale, perché altrimenti le possono un po' tagliare le guance. Bene? Grazie. Guardi signora, normalmente le cadute non hanno questo aspetto, quindi io ho l'impressione che lei sia stata picchiata da qualcuno. Sì, dottore, lei ha ragione. È stato mio marito a picchiarmi. È successo ieri sera. Io adesso non so come fare. È stato un piacere, allora ci vediamo la prossima volta, passo di una buona giornata e grazie mille, arrivederci. Giovanna, accompagna la paziente in sala d'attesa. Pronto, caro, come stai? Tutto bene, guarda. Oggi è una giornata impegnativa, ma... Sì, polizia, devo denunciare un'aggressione. Accorre presto, forza, è urgente. Lei si è organizzato? Sì. Aspetta, io voglio vedere sua moglie. Allora signora, ho raccolto un po' di opuscoli informativi che le possono servire per approfondire la questione, così può magari rivolgersi a strutture private quando vuole. Vi ho portato questo. Ho raccolto un po' di opuscoli informativi che le possono servire per approfondire la questione e magari delle strutture a cui può rivolgersi in privato. Questo è per lei. Mi scusi, dottor Mastico.
Roberta, mi raccomando, la paziente accompagna tu, eh? Allora signora, io ho raccolto un po' di materiale informativo per lei. Aspetta un secondo. Ah.